Ciao a tutti e benvenuti di nuovo nel Nail Art Tutorial. In questo video vi mostro come realizzare una marble nail art senza acqua. Allora, vi servirà un pezzo di carta da forno e degli smalti colorati. Per prima cosa realizzo dei rettangoli con il colore bianco, con lo smalto bianco. Li lascio asciugare un po', ma non del tutto, aspetto 10 minuti. Io ho fatto due prove, due rettangoli. E ora prendo uno smalto colorato, il fucsia, e vado con il pennellino dello smalto a realizzare delle strisce sopra il bianco, sopra il rettangolo bianco. Inizio con il fucsia nell'angolo, quindi faccio una puntina. Poi passo con il bianco, il fucsia, il bianco, sempre così. E poi per realizzare la marble prendo un ago, uno spillo e vado a tirare tutto lo smalto verso l'angolo dove sono partita, a mettere il colore. Come seconda prova ho utilizzato uno smalto giallo e uno smalto verde. Qui sono partita dal centro, dalla base sono andata a fare tutti i cerchietti, i mezzi cerchietti di colore. E qui per trascinare lo smalto ho usato un pennellino liner, volevo provare con quello per vedere come veniva. Finito questo, dobbiamo aspettare almeno un giorno per far asciugare tutto lo smalto che abbiamo messo su questo rettangolo. E sì, è senza acqua, ma comunque il tempo non ci aiuta. Quando lo smalto è bello duro e asciutto, tolgo i rettangolini. Vedete che vengono via molto facilmente. E ora vado a farli aderire sull'unghia, quasi come quasi un nail patch. Metto una prima passata di smalto trasparente, senza aspettare che si asciughi, vado ad applicare la marble, ritaglio un po' a pezzettini che escono e poi con un po' di pazienza, con un pennellino e con del solvente, vado a far aderire bene. E con questi tip ho fatto molta fatica perché non volevano rimanere incollate. Sulle mani fate molto meglio, ho provato e escono molto meglio. E comunque niente, questo è il risultato, è un modo alternativo per fare la marble ma senza acqua. Niente, io spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto, fatemi sapere cosa ne pensate in un commento e a presto con un nuovo tutorial.